Ma buongiorno! Sì, in base dalla camera. Come sei carico di prima mattina? Buongiorno, noi! Buongiorno, testolina bionda, gindabre! Gindabre! Benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi vi mostro una nostra giornata, diciamo come mi prendo cura di Noel proprio dalla mattina, dal risveglio fino alla sera. Questa è una di quelle giornate dove Manu comunque è molto impegnato, vi devo dire la verità, lavora tanto, veramente tanto. E quindi queste giornate dove praticamente passo quasi tutta la giornata da sola sono veramente, veramente impegnative. Ma in qualche modo si fa. E partiamo sempre la mattina con una bella rinfrescata, poi lo incremo, in particolare se non l'ho fatto la sera prima, lo vesto, gli metto diciamo l'outfit del giorno e dopodiché siamo pronti per partire con tutta la nostra routine giornaliera. Cioè, io non mi posso distrarre un attimo che ogni volta la situazione è questa. È un disastro, amore mio, un disastro. Ora capite perché io spesso devo tirare su le ciotoline a Winnie? Dio mio, perché poi la situazione è questa. No, l'amore no, non si fa, amore. Amore, no, no. Perché poi puntualmente rovescia o l'acqua o le crocchette. Ma il fatto poi non è che me lo fa una volta e basta, cioè se ne dimentica. No, cioè ogni volta che tu le metti giù, lui lo fa. È incredibile. Cioè può essere 10 volte al giorno, può essere 15, 20. Lui lo fa tutte le volte che tu lo metti giù. E allora ci sto provando a parlarne con calma, dire no, ma non si fa. Queste sono le crocchettine di Winnie. Winnie deve bere, Winnie deve mangiare. Ho provato. Sto cercando di mantenere la calma, di non esplodere, ma è veramente difficile a volte, per soprattutto quando arrivi a sera che tipo l'hai già raccolte 20 volte e te le ributtano la 21esima. Cioè più vicino non ce la faccio più. Ho provato a spostare le ciotoline a Winnie, ho provato veramente di tutto e non c'è modo, anche perché non riesco neanche a trovare un posto della casa dove Winnie ci può arrivare e noi no, perché entrambi possono arrivare ovunque, entrambi si possono infilare, coricare, poi non voglio mettere le ciotoline di Winnie in una specie di gabbia perché Winnie deve essere libero. Grazie, ma è bellissimo, deve essere libero giustamente di entrare e uscire, insomma di andare alle ciotole quando vuole. Ma veramente, cioè è una roba. Ecco. Amore, no, basta adesso. Ovviamente, ma non le mangiare! Ma no! Gesù santo! In genere come colazione, quella diciamo la mia preferita e la sua preferita è yogurt bianco intero con un po' di omogenizzata alla frutta dentro e del riso soffiato, ma ci sono mattine dove veramente non ne vuole sapere e quindi le do dei biscottini. La mattina comunque durante la colazione, in particolare se fa colazione così in piedi, c'è un momento gioco, quindi prendiamo i suoi libri, prendiamo i suoi giochini preferiti, girelli, insomma tutto quello che... Tutte le cose, diciamo, con le quali vuole giocare, ci giochiamo insieme. Le coccole per Winnie nel frattempo non mancano mai e veramente io vi devo dire che sono felicissima di come, diciamo, si stia creando questo rapporto tra di loro perché è veramente fantastico. Si intrattengono a vicenda e soprattutto la cosa che mi ha stupito tantissimo è come Winnie sia, passatemi il termine, rispettoso nei suoi confronti, delicato. Quando noi ad esempio entriamo in casa lui ci fa le feste, a noi ci salta addosso, ce ne fa di tutte, mentre a noi gli dà semplicemente dei bacini senza mai saltargli addosso. È proprio come se avesse capito che è una piccola persona da proteggere e che non bisogna andarci troppo pesante con lui. Ovviamente il momento gioco si protrae per tutta la casa, Noel gira molte stanze, tutta la casa comunque vi devo dire in sicurezza, quindi anche se gira da solo non mi preoccupo. Poi in genere se è una bella giornata andiamo al parchetto, oppure se come questa dove stava piovendo, se c'è brutto, usciamo e qua ad esempio andiamo da mia sorella, qua c'erano i due bimbi che stavano giocando e insieme mi fanno impazzire, anche perché adesso sono entrambi, adesso Noel 16 mesi, Aurora 4 mesi più di lui e quindi ora interagiscono sempre di più ed è sempre più divertente e bello vederli insieme. Attorno alle 10 e mezza, 11, poi dipende sempre da quando si sveglia. Qua vedete tutto buio, ma in realtà un filo di luce c'era. Comunque gli faccio fare un riposino che dura all'incirca una quarantina di minuti. Buongiorno, amore. No, come ti sei svegliato male? Vieni, ti faccio un'altra coccolina. Vieni, vieni. Con questi piedini qui. Come? Bravo, abbiamo imparato a scendere, amore. Bravissimo. Andiamo.
Poi ovviamente torniamo a giocare. Qua nel frattempo eravamo tornati a casa, vabbè, non ho fatto le varie riprese, ma comunque eravamo tornati a casa. Abbiamo pranzato e anche questo non l'ho ripreso, comunque abbiamo mangiato con della semplicissima pasta al pesto che avevo preparato anche per noi. E poi, come potete vedere, siamo scesi in giardino e abbiamo giocato un po' insieme. Per fare varie attività, ci ho messo dentro già l'acqua. In realtà voglio comprare tipo degli animaletti d'acqua adesso, soprattutto man mano che cresce, e fargli fare un po' di attività là dentro. E tra l'altro di Paw Patrol. E qua ho messo alla fine la piscina, l'ho messo sul cemento, ma sotto ci ho messo un bel tappetone in modo da andare, diciamo, a renderla un po' più morbido. E nulla, per adesso però non se la sta proprio guardando, eh. Cioè è proprio fissato con questo spruzzino e il tavolino. Correre dietro a Noel è veramente, veramente impegnativo, ma non perché Noel sia impegnativo, ma perché insomma, come ogni bimbo della sua età, sono belli impegnativi, belli attivi, vogliono ovviamente andare alla scoperta del mondo e quindi diciamo che non ci si rilassa, non ci si ferma un secondo. Qui mi ero anche mezzo svestita con la speranza di prendere mezzo filo di sole, ovviamente non ci sono riuscita, ed è venuto a salutarci il papà che era in pausa dal lavoro e ha passato un pochino di tempo con noi, poi è dovuto riuscire, quindi insomma diciamo una toccata e fuga. Costruire questa muraglia per evitare che Noel vada di là e ha tirato dei gradini e di là noi abbiamo dei gradini, quindi questo è l'unico modo per tenerlo fermo. Qui fisso che cerca di scavalcare ad ogni modo, ma per ora ancora non ha trovato modo di farlo, quindi niente, speriamo che duri. Abbiamo giocato un altro pochino, ovviamente le girelle sempre presenti e siamo saliti su. Noel in questo periodo si è fissato con l'altalena, quindi abbiamo dovuto giocare con l'altalena. L'abbiamo montata nella sua cameretta, in realtà attorno ai tipo i suoi 4-5 mesi e abbiamo iniziato ad usarla una volta che lui ha imparato poi a stare per bene seduto. Poi se n'è dimenticato, vi devo dire la verità, per tipo tantissimo tempo, per tanti mesi, finché nonostante io comunque gliela proponessi ogni tanto, però boh. Diciamo che da una settimana a questa parte vuole solo stare sull'altalena. Attorno alle 2:30 poi siamo andati in cameretta, nel frattempo lo avevo cambiato, preparato per le nanne, per il suo secondo e ultimo riposino della giornata. Acceso i rumori bianchi e creato buio nella stanza, anche se qua comunque c'era un filo di luce perché ho tenuto un minimo la finestra del bagno aperta, se no non si sarebbe visto niente nemmeno in questa clip. Diciamo che questo è il massimo della luce che Noel sopporta per potersi addormentare, difatti è crollato. Dopo tipo 5-10 minuti che lo stavo cullando, ha dormito praticamente da solo per un'oretta e mezza più o meno. Poi, una volta che si è risvegliato, ci siamo messi sul divano, tutti e tre abbiamo giocato un po' insieme, abbiamo passato un po' di tempo insieme. Noel si era appena svegliato, quindi era bello attivo, bello allegro. Vi devo dire che di base è comunque un bimbo veramente tranquillo, diciamo che tranne nei momenti in cui non sta bene, ad esempio sta mettendo i denti, per il resto non ci fa impazzire, ecco, diciamo così. Ma i momenti di crisi li ha anche lui, come tutti gli altri Questi bimbi. momenti non li ho inclusi qua nel video perché non li riprendo mai. Ma semplicemente mi dedico a lui quando succede. Per la cena abbiamo preparato un po' di pasta con carni bianche e verdure. Questo era un omogenizzato già pronto, tra l'altro buonissimo, con ottimi ingredienti dell'alce nero e gli ho dato da mangiare. Non so i vostri bimbi, ma per il mio il primo boccone è sempre traumatico, lo deve fare sempre con un libro, con una distrazione e dopodiché parte e si mangia tutto. Poi arriva il momento, diciamo, in cui iniziamo la nostra routine nanna, quindi scegliamo un po' di attività, diciamo, non troppo attive, abbastanza tranquille, come ad esempio la lettura di alcuni libri, pasola, incastro, insomma un po' di attività molto tranquille che lo vadano a preparare alla nanna, ma anche qua vi devo dire che non è sempre così tranquillo nel momento in cui si deve preparare le nanne, però se lo vedo molto agitato allora aspetto, non inizio la routine nanna ma aspetto che si sfoghi per bene. Una cosa comunque che facciamo la sera, se non facciamo il bagnetto, vado a prendere, allora questa qua è l'acqua rinfrescante, diciamo senza risciacquo di Mustela, la vado a passare su tutto il corpo con un asciugamanino, me lo preparo già assieme a un pannolino, no, usiamo quelli, questi li uso per quando lo devo cambiare da, diciamo, all'impiedi, ma alla sera vediamo se ne ho. Se no, li metto questi qua, diciamo quelli che si aprono classici, quindi acqua senza risciacquo, tra l'altro praticamente finita, ma non un'altra. Poi vado a mettere su tutto il corpo una crema, adesso stiamo usando questa.
Diciamo che di giorno se devo cambiare il pannolino comunque lo cambio all'impiedi, perché non so, è molto più veloce, soprattutto lui il fasciatoio inizia a stargli un po' stretto, inizia a non volerlo più, non volercisi più coricare. Ma la sera ho notato che se lo cambio in piedi lui si attiva molto perché cerca di scappare, lo prende quasi come un gioco e per evitare questo, cerco in tutti i costi, insomma, a tutti i costi di, cambiarlo da coricato. Difatti poi potete vedere che gli ho dovuto mettere il body in piedi perché coricato non ci voleva più stare. Una volta quindi pulito, cambiato e improfumato, qua vedete che mi stava già chiamando per fare di nuovo l'altalena. L'ho rimesso sull'altalena, ma anche questo ho notato che è un'attività che lo rilassa molto e spesso infatti mi è già capitato tipo 2 o 3 volte che ci si fosse proprio addormentato, quindi questa come attività pre-nanna per noi va benissimo. Se lui è ancora tranquillo poi mettiamo qualche canzone rilassante. Alexa, riproduci Ninna Nanna per bambini. Per tirarlo giù l'altalena, lo devo sempre caricare, gli devo raccontare che stiamo per lavarci i denti, fargli vedere il gesto in modo che colleghi, diciamo che quello che stiamo per fare è una cosa che comunque gli piace, perché sennò partono delle crisi di panico e di pianto, non di panico, incredibili. Una volta lavati i denti, poi andiamo in camera, abbasso tutte le tapparelle, accendo i rumori bianchi e iniziamo a leggere il nostro libro, con Giraffina Annessa, il suo peluche preferito. Lo leggiamo un paio di volte, poi lo attacco al seno, cullandolo finché non si addormenta e poi quando è bello addormentato lo appoggio nel lettino. Come sempre spero di avervi tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto, se non l'avete ancora fatto allora iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo vlog.